nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui letifica juventud mea. Iudica me, Deus, et discerne causa meam de gente non santa. Abomine iniquo e doloso, ergo me. Quia tu es, Deus, fortitudo mea. Quare mere pulisti e quare tristis incedo, dum affligit me inimicus. Emitte lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum, qui letificat juventute mea. Confitebor tibi incitara Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deo, quoniam aduc confitebor illi. Salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui letificat juventud mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Confiteor Deo onnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Ioanni Battiste, Santis Apostolis Petro e Paolo, omnibus Santis et Vobis Fratres, quia peccavi in ignis cogitazione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Battistam, santos apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, per ducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, beate Mariae semper Virgine, beato Michaeli Arcangelo, beato Ioanni Battiste, santis apostolis Petrum et Paulum, omnibus santis et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitazione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper Virgine, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Battistam, santus apostolos Petrum et Paulum, omnes santos, et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus, tu conversus vivificabis nos. Et plebs tua letabitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniam. Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo. Oremus. In medio ecclesie aperuit os eius, et in plebi teum Dominus spiritus sapientiae et intellectus. Stolam glorie induit eum. Bonum est confiteri Domino, et salvere nomini tuo altissime. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In medio ecclesiae aperuit os eius, et in plebi teum Dominus spiritus sapientiae et intellectus. Stolam gloriae induit eum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te, gratias sagimus tibi, proter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Fili Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Sanius Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, misere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecazione nostra, qui sedes ad desteram Patris, misere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Santissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus qui populo tuo eterne salutis beatum Bernardum ministrum tribuisti, presta quesumus ut quem doctorem vitae abuimus in terris, intercessorem habere meleamur in celis, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Sapientiae. Iustus cor sum tradet ad vigilandum di luculo ad Dominum, qui fecit illum, et in conspectu altissimi deprecabitur. Aperie tos sum in orazione, et pro delictis suis deprecabitur. Si enim Dominus manius voluerit, spiritu intelligentiae replebit illum, et ipse tamquam imbres mittet eloquia sapientiae sue, et in orazione confitebitur Domino, et ipse diriget consilium eius, et disciplinam, et in absconditis suis consiliabitur, ipse palam faciet disciplinam doctrine sue, et in lege testamenti Domini gloriabitur. Collaudabunt multi sapientia meius, et usque in saeculum non delebitur. Non recedet memoria eius, et nomen eius requiretur a generatione in generationem. Sapientia meius enarrabunt gentes, et laude meius enunciabit ecclesia. Dal libro dell'Ecclesiastico. Il giusto di buon'ora indirizza il cuore verso colui che lo ha fatto e si pone dinanzi all'Altissimo in orazione. Apre la bocca nella preghiera e prega per i propri peccati. Se il Signore grande e vuole, quegli sarà riempito dello spirito di intelligenza. Ed ecco, egli fa piovere le parole della sua sapienza, e questi loda il Signore nella preghiera. Egli dirige bene il suo consiglio e la scienza, e questi entra nei segreti di lui. Egli mostra la sua dottrina che erudisce e si gloria della legge dell'alleanza del Signore. Molti loderanno il suo senno, che non sarà mai più dimenticato. Non viene meno la memoria di lui e il suo nome sarà ricercato di generazione in generazione. Le genti racconteranno la sapienza di lui e l'assemblea proclamerà le sue lodi. Deo gratias. Os iusti meditabitur sapientiam et lingua eius loquetur iudicium. Lex Dei eius in corde ipsius, et non supplantabuntur gressus eius. Alleluia, alleluia, amavit eum Dominus et ornavit eum, stolam glorie induit eum, alleluia.
Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis: Vos estis sal terrae, quod si sale vanue in quo salietur. Ad nihilum valet ultra nisi ut mittatur foras, et conculcetur ab hominibus. Vos estis lux mundi, non potes civitas abscondi supra montem posita, neque accendunt lucernam et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona et glorificent patrem vestrum qui in celis est. Nolite putare quoniam veni solvere legem aut profetas, non veni solvere sed ad implere. Amen qui pedico vobis, donec transia celum et terra, iota unum aut unus apex, non preteribit a lege, donec omnia fiant. Qui ergo solverit unum demandatis istis minimis, et docuerit sic homines minimus vocabitur in regno celorum, qui autem fecerit et docuerit hic magnus vocabitur in regno celorum. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa scipito, con che gli si renderà sapore? A null'altro è buono che ad essere buttato fuori e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città non può stare nascosta se è situata su di un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e risplende per tutti quelli che sono in casa. Similmente risplenda la vostra luce davanti agli uomini, acciò che vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non crediate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, prima che passi il cielo e la terra, non un iota, non un apice passerà della legge, finché tutto si compia. Chi dunque violerà uno solo di questi comandamenti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare lo stesso, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li avrà praticati e insegnati, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Laus tibi Christe. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, celebriamo oggi la festa di San Bernardo, abate e dottore della Chiesa. È bello celebrare questa festa nell'ottava dell'Assunta, proprio per questo santo che è stato particolarmente innamorato di Maria Santissima. È lui che ha detto la celebre frase «De Maria nunquam satis», cioè non si parla mai abbastanza di Maria. È il contrario, vedete, di quello che abbiamo sentito dire da uno dei più grandi predicatori viventi della casa pontificia, il quale ha detto esattamente il contrario. Ha detto cioè che nella Chiesa Cattolica abbiamo parlato troppo di Maria e in modo esagerato, al punto che abbiamo ostacolato il processo di unione tra le chiese, con le chiese protestanti. Capite che è esattamente il contrario. Bernardo era innamorato e infuocato dall'amore per Maria e per Gesù. Ecco, Bernardo era un nobile
il quale a un certo punto, da giovane, entrò nel monastero, in un monastero cistercense in Francia. I cistercensi sono un ramo della grande famiglia dei Benedettini, un ramo riformato che aveva come obiettivo quello di ritornare all'antica pratica, cioè al fervore dei primi tempi del monachesimo. Ebbene, entrò in questo monastero e portò con sé, pensate quanto fu contagiosa la sua vocazione, portò con sé familiari, parenti e amici, un gruppo veramente enorme che entrò con lui in questo monastero, nel monastero di Citeaux. Ebbene, San Bernardo era un grande comunicatore, sapeva comunicare agli altri l'ardore che infiammava il suo cuore. Ecco che divenne un grande predicatore, ricercato, specialmente nell'ambito monastico. Nel suo monastero, quello che lui fondò a Chiaravalle, formato da circa 700 monaci, pensate quanti religiosi potevano essere in quel monastero. Predicava soprattutto a loro, ma veniva chiamato anche in altre abbazie, in altri ambienti per predicare, era molto ricercato. San Bernardo stesso fondò più di 170 monasteri. Grazie proprio a lui, l'ordine cistercense ebbe un'evoluzione, un impulso straordinari. Infatti, nel XII secolo, l'ordine cistercense, proprio quando vive Bernardo, praticamente si diffonde in tutta Europa e anche in Oriente, tantissime case monastiche. Veramente è quello che ha portato a compimento la cristianizzazione dell'Europa, una rete di abbazie, quindi pensate tanti evangelizzatori, no? Che hanno portato la buona novella e l'hanno veramente instillata nella cultura dei diversi popoli dell'Europa. Quindi una grande... diciamo che era molto ricercato, non era soltanto un contemplativo, un grande contemplativo, l'amore per Cristo, l'amore per la Vergine, ma era anche un uomo di azione, veniva chiamato nelle più diverse difficoltà da sovrani, da uomini di chiesa e anche dai papi. Egli stesso predicò la seconda crociata, molto importante questa, vedete, nell'epoca in cui abbiamo sentito disprezzare le crociate e ci hanno insegnato fin da piccoli a dire che le crociate erano una cosa sbagliata, che la Chiesa deve chiedere perdono delle crociate, in realtà il bene che hanno fatto, perché veramente hanno salvato l'Europa dal pericolo islamico, forse un po' adesso ce ne rendiamo conto di quale pericolo abbiamo scampato grazie anche a queste persone che hanno risvegliato la responsabilità dei cristiani per difendere i loro territori, per difendere soprattutto le anime dal pericolo di diventare apostate nella fede, cioè di essere perse per sempre. Ecco, quindi l'uomo contemplativo deve a un certo punto diventare anche un uomo di azione. La preghiera non può diventare l'alibi all'interno del quale noi ci nascondiamo dalle nostre responsabilità. Tanti dicono, di fronte alla situazione attuale, è sufficiente pregare, e invece non prendono la responsabilità di fare delle scelte precise. San Bernardo non sarebbe di questo parere. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus.
Iustus ut palma florebit, sic ut cedrus quae in Libano est multiplicabitur. Orate, fratres, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fiat, apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque ecclesiae sue sante. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sur sum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine, Sante Pater, Omnipotens Eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celorumque virtutes, ab beata serafim, socia exultatione concedebrant, cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas te precamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 sanctus. Dominus Deus Sabaoth, pleni sum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Thank you.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepti salutaribus moniti e divina istituzione formati, audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Se libera nos a malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spirito tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Confite ora Deo onnipotenti, beate Marie semper Vergini, beato Michele Arcangelo,
Beato Giovanni Battista, Santi Apostoli Pietro e Paolo, Omnibus Santis e Tibi Pater, quia peccavi nimis cogitazione in verbo ed opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Micaele Marcangelum, Beato Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Santos et Te Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miseriatur vestri, Omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribu ad vobis Omnipotens et misericors Dominus. Amen. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Domine, non sum dignus sut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus sut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus sut intre sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodiet animam tuam in vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, in corpo, sangue, anima e divinità. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Fidelis servus et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, udet illis in tempore tritici mensuram.
Dominus vobiscum. Et pro spirito tuo. Oremus. Ut nobis Domine tua sacrificia den salutem, Beatus Bernardus confessor tuus et doctor egregius, quesumus precator accedat per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eam non comprenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, se tut testimonium periberet de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in un mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit et sui eum non receperunt. Quod quot autem receperunt eum dedit eis potestate filios Dei fieri. Is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria meius, gloria quasi unigenitia Patre, plenum grazie et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus exules fili Eve, a te suspiramus gementes et ventes in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genetrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Deus refugium nostrum et virtus populum a te clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genetrice Maria, cum beato Iosef eius ponso, ad beatis apostolis tuis Petro et Paolo, et omnibus santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sante matris ecclesiae,
preces et fundimus, misericors et benignus exaudi, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sante Michael Arcangele, defende nos in predio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imper et illi Deus supplices deprecamur, tuque princeps militiae celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Cori Jesu sacratissimum, miserere nobis. Cori Jesu sacratissimum, miserere nobis. Cori Jesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Maria Immaculatum, intercede pro nobis.